Amiche ed amici di montediprocita.com, ma guardate quanta bellezza! Questa sera vi introduciamo a quello che sarà il Flegrea Flamenco Festival. Si terrà qui a Villa Matarrese il 2 e il 3 di settembre. Io leggo perché le cose da dire sono tantissime e lascerò la parola subito alla nostra Dominga. Incontri, masterclass, spettacoli, degustazioni, esposizioni. Cosa succederà qui il 2 ed il 3 settembre? Penso alle ore 20:30-21, cara Dominga. Ciao ragazzi. Cosa cercavi? Il microfono ce l'hai? Ce l'ho. Buonasera a tutti. Sì, vi aspettiamo tutti al Flegrea Flamenco Festival seconda edizione, perché l'anno scorso c'è stata la prima edizione, abbiamo avuto grandi artisti. Quest'anno avremo sicuramente gli incontri e le masterclass con i nostri artisti presenti, che sono Elena Lamore al baile, Antonio Rodriguez al baile masculino, poi abbiamo alla chitarra Ernesto Perez, bravo, alla percussione Antonio, aiutami, Javier Erciccio, e al cante abbiamo Antonio Amador, che è della famiglia di Raimundo Amador, grande chitarrista che toccava con i Pata Negra. E poi avremo la serata, come dicevi tu, non inizia alle 20:30 ma bensì alle 20, con una degustazione di paella valenciana presentata dal nostro chef Ferdinando Campanillo, e a seguire lo spettacolo di flamenco con questi grandi artisti. Quindi alle ore 20 qui a Villa Matarrese, 2 e 3 di settembre. Sì. Peraltro lei è la direttrice artistica di tutto ciò, ma accanto a Dominga abbiamo le presentatrici della serata, vale a dire queste splendide ragazze che sono Angelica Romeo e Federica Iannuzzi, che mi aiuteranno, mi sostengono in questa avventura. Loro studiano flamenco con me da un po' di anni e mi aiuteranno a presentare, saranno loro le presentatrici della serata, e chiaramente mi seguiranno e mi aiuteranno anche con i corsi. Anzi, invito tutti, per chi ha voglia di mettersi, diciamo, vuole provare, vuole fare qualche lezione di flamenco, ci sarà Angelica e Federica che faranno i corsi dalle 16:30-17 fino alle 18 del pomeriggio, sia del giorno 2 che del giorno 3, per l'iniziazione al flamenco, cioè la conoscenza iniziale per poi iniziare a studiare flamenco. Questa manifestazione chiaramente rientra nella programmazione di tutti gli spettacoli tenutisi qui a Monte di Procida, quindi a Monte di Procida riparte dalla cultura, e per questo noi ringraziamo tantissimo il comune di Monte di Procida che ci ha dato questa possibilità. Allora amici, si sta chiudendo agosto, ma l'estate a Monte di Procida è ancora lunghissima e gli appuntamenti sono tanti. Tra questi segnatevi il 2 ed il 3 settembre, ore 20, Villa Matarrese, con Dominga, con Federica, con Veronica, sempre Angelica, e anche con i corsi delle nostre bravissime ballerine. Grazie, in bocca al lupo!